Legalità e sicurezza, fattori distintivi di successo per le imprese, prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa sul territorio campano. E questo è il titolo del convegno organizzato dal CIS Interporto Campano in collaborazione con Spazio alla Responsabilità. L'intento è stato discutere e approfondire i temi di legalità e sicurezza, oggi più che mai valori indispensabili su cui basare l'etica e la responsabilità sociale delle imprese. I lavori sono stati aperti dal presidente del CIS, Ferdinando Grimaldi, e dal presidente dell'Interporto Campania, Giuseppe Maiello. Il gradimento, che è una cosa per noi importantissima, poi tutto il sistema è videosorvegliato, sia tutto il distretto, sia CIS che Interporto sono sorvegliati e questo danno garanzia ai commercianti, agli imprenditori che vogliono accedere qua. CIS Interporto è un distretto che racchiude 500 aziende con più di 12.000 addetti. La volontà nostra è di portare avanti un discorso di legalità e sicurezza, per cui abbiamo chiesto aiuto alle istituzioni, ci hanno risposto veramente alla grande, abbiamo avuto interventi di politici, magistrati e docenti che hanno arricchito la nostra cultura della materia, ma soprattutto è stato per noi un punto importante da cui partire anche noi stessi per fare meglio in futuro. Due le tavole rotonde che hanno animato il pomeriggio nella palazzina congressi dell'Interporto di Nola. Magistrati, esponenti della politica, economisti si sono confrontati sui temi. Di particolare interesse l'intervento di Francesco Fimmanò, professore ordinario di diritto commerciale e vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti. In realtà sono tutti incentrate sul fatto rispetto alle regole, poiché il tema non è tanto stabilire se qualche impresa si arricchisce, ma se nel prodotto complessivo questo produce risultati. Ebbene, l'economia dimostra ed è consolidato che quanto più in realtà un paese faccia rispettare le regole, più questo produce un effetto virtuoso sullo sviluppo del reddito pro capite. I lavori sono stati conclusi da Maria Vittoria De Simone, procuratore nazionale aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Credere nella legalità e che nella legalità credano soprattutto anche le imprese. Credere nella legalità significa rispettare tutti gli standard di legalità, di sicurezza, di ambienti del lavoro, di rispetto delle norme, che è l'unico strumento che abbiamo per poter invertire questa tendenza. Naturalmente accanto a questo ci vuole un grosso supporto dello Stato e un grosso supporto anche di sviluppo di territori che sono particolarmente depressi dal punto di vista economico.